cittadini di Orte Antiche e Saline si organizzano. Il nostro inviato Paolo Leone. Il migliore antifurto è il tuo vicino. È questo lo slogan del controllo del vicinato che cresce nei quartieri del decimo municipio. Il progetto di collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine partirà anche ad Ostia Antica. Oggi è il primo passo. Sì, oggi diciamo è l'inizio di un percorso, almeno questo è quello che noi speriamo. I cittadini hanno chiesto di poter entrare in questo progetto controllo del vicinato per una questione di maggior sicurezza, perché come dice proprio la parola, il tuo vicino è colui che magari ti può aiutare. E quindi noi abbiamo indetto questa mattina questo incontro formativo, informativo, proprio con l'obiettivo di far comprendere meglio a tutti i cittadini del quartiere Ostia Antica e Saline di che cosa parliamo, di che cosa si tratta, poi sarà loro aderire. L'importante è la partecipazione dei cittadini, perché dobbiamo considerare il controllo del vicinato, gli aderenti al controllo del vicinato come una, diciamo, una rete da pesca, dove ogni singolo cittadino è una maglia di questa rete da pesca. Quindi se sono tante le persone che aderiscono al progetto controllo del vicinato, questa maglia diventerà sempre più fitta, quindi questa rete da pesca diventerà sempre più fitta e chi vuole delinquere difficilmente riuscirà ad entrare e penetrare nei nostri territori per fare atti delittuosi. Ma in cosa consiste? Il controllo del vicinato diciamo, si basa su tre punti. Il primo è quello di ripristinare quella coesione sociale nei territori, quella vita di cortile che oggi non esiste più. Il secondo punto è quello di andare a eliminare quelle vulnerabilità comportamentali che permettono di perpetrarsi di furti, rapine e quant'altro, anche atti di vandalismo o di degrado ambientale. E il terzo punto è quello di imparare a fare segnalazioni qualificate alle forze dell'ordine, dove questa forma di cooperazione con le forze dell'ordine non darà scampo a chi vuole del punto a delinquere sul territorio. Qual è il primo bilancio? Il bilancio è sicuramente positivo perché non solo gli aderenti stanno dando comunque costante attenzione, ma anche chi ancora non ne fa parte è sempre molto allertato e alla fine fa comunque in qualche modo riferimento a noi. Un caso importante all'altezza più o meno di Centro Giano, lungo l'argine del fiume, una fonte certa ci ha avvisati che dei tizi sospetti stavano saltando un recinto di un'abitazione privata e immediatamente ci hanno avvisato e hanno avvisato le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute, quindi è un caso molto simile a quello che si è verificato verso febbraio all'Infernetto. Il servizio sperimentale partirà da Saline, nel decimo municipio sono oltre 500 le famiglie che già hanno aderito al progetto. Per Canale 10, Paolo Leone.